E noi abbiamo fatto una cosa epocale che non esiste al mondo. Io ho tutte le televisioni che mi hanno intervistato, dai giapponesi, coreani, sono arrivati dalla Norvegia, la BBC, americani, inglesi, perché stanno notando un fenomeno di qualcosa di strano. Un movimento che in 3 anni diventa la seconda forza politica, un movimento che nasce in rete, senza soldi, è un miracolo, e riesce a fare le prime votazioni online della storia del mondo. Non c'è una roba così, me lo dicono le televisioni estere. State facendo qualcosa che non sappiamo che cosa è, ci spieghi. Ma avevo la giornalista olandese in macchina, è stata dal mattino alla sera con noi per vedere, capire. Ma io, abbiamo fatto una votazione online democraticissima, io sono da casa, ho aperto il computer, ho fatto 3 clic e ho votato un disoccupato di 22 anni precario, ho votato un ingegnere e una madre di famiglia di 3 figli che fa l'insegnante, ho votato queste persone qua, parte di noi. E allora uno dice, ma come mandi una madre di 3 figli che non sa niente di politica? Non sa niente di politica. E non è politica mandare avanti una famiglia con 3 figli senza farla fallire. Io voglio queste persone qua. Allora, e la cosa meravigliosa che è arrivata, scusa, la cosa meravigliosa che è successa è che abbiamo fatto queste elezioni online senza un euro. Non ha speso niente nessuno. Abbiamo messo i candidati, quelli che saranno in Parlamento, che ve li potete andare a vedere nella vostra circoscrizione, li conoscete, potete andare lì e dire non mi piaci, mi piaci, ti voto, non ti voto, sapete chi sono. Tra poco ci sarà il programma che metteremo in wiki, nel senso aperto, quindi avrete il programma e le persone, se non vi piace non le votate. E la cosa meravigliosa è che il 55% che andranno in Parlamento sono donne. Questo è un risultato che io ci tengo a dirvelo, perché quando c'è il libero voto, il voto è libero, la gente vota le donne, ed è questo straordinario. Ecco perché in Parlamento ce ne sono poche, e poi dicono che noi non siamo democratici, io non sono democratico, le cose, ma quante, è perché i voti, pochi voti. Quanti voti hanno preso questi 1000 parlamentari che sono lì a fare i parlamentari a nostre spese? Quanti voti hanno preso? Neanche uno. Allora, qui stiamo rovesciando la piramide. Non abbiamo più bisogno di questa agglomerato di parassiti. Via, fuori. Vanno via tutti. Prima di andare via. E questa è una promessa che io ho fatto, ma non è una promessa, è una cosa normale, visto che hanno fatto indagini fiscali su chiunque. Allora, prima di andare via, faremo una piccola indagine anche noi, chiederemo alla finanza un'indagine fiscale su questa gente qui, da quando sono entrati a quando sono usciti, quanto hanno guadagnato. E se le cose è populismo, sarà populismo. Però se i conti non coincidono... E quelli che rubano agli italiani. Se le cose non coincidono, metteremo lì un IBAN e ci daranno dietro, ci daranno indietro i loro loft, le sezioni, i palazzi, i conti all'estero, i pirelloni. Allora, e metteremo su un conto. Quando mi dicono non avete un programma, Dio, grido, volete distruggere la protesta e non la proposta. I giornalisti che mi chiedono non avete proposte, dico guarda, la nostra proposta è quella di mettere persone per bene, oneste, per 2 legislature a uno stipendio normale. Metti un onesto lì dentro, c'è una rivoluzione, non si ruba più. Nei comuni dove sono entrati il Movimento 5 Stelle, a Parma, Pizzarotti, non rubano più, sono tutti di... Come non rubano? Il Movimento, come non si ruba? E io dicono no, non si ruba, siete onesti, fate gli onesti, io non faccio l'onesto, non faccio l'onesto, io sono onesto e sono orgoglioso di essere, ma come tutti i ragazzi qua, non c'è una scuola di onestà, o ce l'hai dietro o non ce l'hai, è un tic nervoso. Allora facciamo diventare di moda l'onestà, non siamo paladini, siamo come gli altri, voglio dire, ma basta, ci ha portato al disastro questo sistema marcio, no? Ma allora possiamo veramente fare il cambio, far cambiare la storia, la stiamo veramente cambiando in queste cose qui, con i motorini messi lì, con i volontari che vendono le magliette, si autofinanziano, io che giro in macchina, che perdo la voce,
non, qui non si arricchisce nessuno. Allora, veramente, stiamo dando una dimostrazione di vera democrazia, vera. Non c'è premier, chi andrà in Parlamento sarà un gruppo di 100 persone come loro, 100 cittadini come noi, che risponderanno ai cittadini fuori. Avranno un elmetto, metteranno tutto in rete, prendono metà dello stipendio. Vorrei farvi capire che quelli che sono entrati alla Regione Sicilia, che sono il primo partito della Regione Sicilia, il Movimento 5 Stelle, appena entrati hanno fatto quello che avevano detto, cioè invece di 20.000 euro al mese se ne prendono 2.500 e 17.000 e le restituiscono alla Regione Sicilia. La prima cosa che ha fatto il vice consigliere dell'Assemblea, che ha un ruolo importante, ha fatto uno del Movimento 5 Stelle, un insegnante di teatro, pensate, un insegnante di teatro, è vicepresidente dell'Assemblea della Regione, gli davano oltre lo stipendio 3.600 euro di rimborsi spese, li ha lasciati lì, non li prende, gli davano l'auto blu perché è dell'assemblea della regione, va con la sua macchina. Questi sono esempi che noi dobbiamo dare e devono tornare a esempi positivi, ci devono seguire su questa strada. Noi siamo l'unico movimento che entrerà in Parlamento rifiutando 100 milioni di rimborsi elettorali, sono 100 milioni, l'abbiamo già sottoscritto e scritto e non li ritireremo, e loro devono fare altrettanto. È demagogia? Bene, no, la verità. È demagogia, è populismo? È populismo? Allora, è un sistema che è marcio, un sistema economico, un sistema politico, noi non vogliamo sostituire una classe politica con un'altra. Noi vogliamo fare un cambiamento culturale, un cambiamento di civiltà. Noi vogliamo passare dal petrolio alle rinnovabili in 20 anni. Io voglio dalla politica una visione a 20 anni, come si muoverà mio figlio, mio nipote, che tipo di energia avrà. Non io. Io sono fuori gioco, sono già storia. Dobbiamo pensare ai nipoti, ai figli e fare un programma. Ci metteremo 20 anni, benissimo, 2 righe. Tassiamo il petrolio e rendiamo concorrenziale le energie rinnovabili. Cazzo, in Toscana metti una sonda, c'hai 15 gradi tutto l'anno. Tiri su calore con una pompa di calore e 3 pannelli solari. Ti fai la casa, non devi dipendere dall'Ucraina, dal gas e di questi spacciatori di corrente elettrica e spacciatori di gas che vengono nelle tue case. Mi devo calmare. Sì, beh. Mi devo calmare. Perché grido? Ma a volte io mi lascio trascinare, dico anche qualche parolaccia, faccio male, lo so. Io non riesco a fingere. Io se sono, c'ho dentro qualcosa, si vede. Quando sono felice, quando sono arrabbiato. E allora ecco, questo è un movimento che non c'è mai stato. E grazie a voi che se capite, ma non ci interessa venire qua a chiedere il voto per gente che sta a guardare. Se tu decidi di far parte di questo movimento, ne fai parte in prima persona, ti giochi qualcosa. Non è che stai a guardare, non ci interessa quello che dice, intanto poi farete come gli altri, oppure tanto non cambiate nulla, oppure quelli che guardano dicono fatemi un po' vedere se siete meglio degli altri, intanto quando siete lì poi rubate tutti. Guardate che non è così, non sono io l'artefice di questo, io ho affrettato i tempi, la rete, internet, il web sta affrettando i tempi, non io ho affrettato la rete, questo movimento,